Adesso andiamo avanti. Per chi conosce poco sia i mezzi d'assalto degli incursori della Marina e sia l'azione, penso che queste mie misere lastrine possano servire a farvi avere una minima conoscenza. Questi sono, in effetti io queste lastrine le ho fatte grazie al libro del comandante Capriotti. Il comandante aveva scritto 12 uomini contro una piazza forte, se voi contate sono più di 12 perché ho messo anche i due comandanti dell'azione, che poi alla fine morirono, il capitano di fregata Mocagatta e il capitano di corvetta Giorgio Giobbe, morirono perché pur seguendo l'azione un po' distanti dalla scena principale, su due mass, alla fine quando gli inglesi fecero una reazione violenta e micidiale, insomma, accesero tutti i riflettori, fecero decollare gli aerei, insomma, buttarono bombe di profondità, uccisero anche i due comandanti. Questi due comandanti potevano benissimo rientrare, come era da ordine operazione, ad Augusta, la base della Marina, che è anche attualmente oggi base della Marina, e invece hanno voluto aspettare l'esito e aspettare di sapere cosa succedeva ai propri uomini. Anche questi due comandanti sono un esempio di quanto un comandante è attaccato alla vita degli uomini che manda, diciamo, a morire, a combattere fino alla fine. Gli altri, in ordine, praticamente vediamo capitano di corvetta del genio navale Teseo Tesei. Teseo Tesei era un ufficiale del genio navale, era un ingegnere naval meccanico e, diciamo, sui mezzi d'assalto c'era una clausola che, essendo un mini sommergibile a tutti gli effetti, sto parlando del SLC, che poi vi andrò a far vedere, siluro a lenta corsa, cosiddetto maiale, battezzato da Tesei perché in acqua, qualche metro di profondità, si muoveva come un maiale. Beh, praticamente essendo considerato un mezzo navale a tutti gli effetti, c'era la clausola che tutti i mezzi navali, come adesso è sempre tuttora una regola della Marina, fossero comandati da ufficiali di vascello, cioè dello Stato Maggiore. Lui, essendo del genio navale, quindi di macchina, un ufficiale tecnico, ha avuto molti avversioni a comandare questi mezzi, ma alla fine, a forza di volere, insomma, volere è potere, e viceversa. Poi c'è il dottore. Deve dire, no, comandante, dica, prego. Questo non so se c'è ancora in uso nella Marina italiana, che un battellino, anche un sandalo a remi, debba essere comandato da un ufficiale di vascello. L'azione di Alessandria dovrebbe essere un po' un memento per tutti, perché in quell'azione chi ha fatto l'azione da manuale non è stato l'ufficiale di vascello, è stato l'ingegnere Marcellia, che se non avesse avuto in tasca, dati dal nostro governo, delle sterline fuori uso, avrebbe fatto l'azione, col suo secondo sarebbe andato in giro per le città dell'Egitto e tornato a casa così indisturbato. Soltanto che, andando al bar per rifocillarsi in un paese lontano, diciamosi, da Alessandria, trovandosi di fronte a delle sterline fuori uso, sono stati acciuffati e mandati in campo di prigionia. È lo stesso Martellotta, ufficiale delle armi. Marcellia era ingegnere meccanico, Martellotta ingegnere delle armi, ha fatto sulla petroliera, ha fatto l'azione, se non da manuale, diciamo, ha fatto l'azione regolare. Il De La Penne, che è prefuntuoso al pari di Birindelli, ha fatto lo stesso quello che ha fatto Birindelli ad Alessandria, non Alessandria, a Gibilterra, quando il suo secondo, che era un palombaro professionale, è venuto a pallone perché aveva consumato tutto l'ossigeno, Birindelli non ha potuto fare più niente ed era a 70 metri dalla corazzata Balan e aveva superato la porta d'ingresso nel porto, era nel porto di fronte alla Balan senza poter fare niente, doveva distruggere
tutto quanto perché il suo secondo, l'uomo professionale, era mancato. Ad Alessandria lo stesso, i bianchi, secondo di De La Penne, è mancato, perché in genere quando si va col maiale e si fa l'attacco, lo si fa con affoffato, cioè l'ufficiale che comanda il mezzo c'ha la testa fuori per guardare e il rubinetto aperto, quindi respira aria. L'altro invece che è sotto è immerso, con la testa immerso, per venire a vedere qualcosa deve alzarsi in piedi e ha consumato tutto quanto l'ossigeno a disposizione. Quando è scoppiato, l'altro non ha potuto fare niente. Fortuna che il mezzo era già andato contro la Valiant ed era stato accompagnato dal palombaro fino a terra. Poi è scoppiato e lui è andato a pallone sopra. L'altro, sentendo, perché si sente il rumore delle pompe, le pompe che di scarico, il De La Penne voleva portare il suo mezzo sotto i rumori per fare maggior danno, non ce l'ha fatta, perché non ha capito niente, perché era esausto, perché non aveva la capacità di fare tante cose. Grazie. Ritornando agli uomini che fecero l'azione su Malta, il maggiore del genio navale Teseo Tesei era il comandante di un siluro lentacor su un maiale e con lui c'era il secondo capo Alcide Pedretti. Poi un altro maiale era comandato dal tenente di vascello Franco Costa e il suo secondo era il sergente palombaro Luigi Barla. Tutti gli altri nomi erano piloti e quindi comandanti a loro stesso dei mezzi d'assalto di superficie, gli MTM, cioè motoscafi da turismo modificati, detti anche barchini. Qui leggiamo un attimo, come dicevo, l'azione è stata fatta da 8 MTM e 2 silure lenta corsa. I barchini erano motoscafi piatti e veloci, poco più di un metro per cinque, spinti da un motore Alfa Romeo di 80 cavalli, 2 litri e mezzo di cilindrata, 33 nodi di velocità. La carica, 300 kg di tritolite, era sistemata a prua. Avevano 5 ore di autonomia alla massima velocità. Il complesso elica-timone fuori bordo era rotante, si poteva cioè sollevare con facilità per scavalcare a fior d'acqua eventuali ostruzioni. Bisognava dirigere il battello verso l'obiettivo, imprimergli la massima velocità, bloccare il timone e lanciarsi in mare. Un salvagente che faceva da schienale al pilota si staccava dallo scafo con l'azione di una leva. Mentre il pilota cadeva in mare col salvagente, il barchino continuava la corsa. Arrivato sul bersaglio, si tagliava in due per lo scoppio di una corona di cariche. La parte di prua con i suoi 3 quintali di tritolite affondava rapidamente, sempre a ridosso dell'obiettivo, e giunta a una profondità regolabile, esplodeva per la pressione stessa dell'acqua, aprendo una falla nello scafo nemico. Il pilota, se era saltato fuori abbastanza tardi da non sbagliare la mira e abbastanza presto da non rimanere travolto dall'esplosione, restava abbandonato al proprio destino: tornare indietro a nuoto in cerca di un'imbarcazione amica o raggiungere la terra e cadere nelle mani del nemico. I siluri a lenta corsa, o in gergo maiali, era una specie di piccoli sommergibili di quasi 7 metri di lunghezza, pilotati da 2 operatori che vi stavano a cavalcioni, come su una motocicletta, a diretto contatto con l'acqua, dalla quale erano protetti mediante tute di gomma, mute ed autorespiratori.